E Iolin si aggiudicano il derby e si può dire che ha pulito ufficialmente anche il campionato, perché ieri Galactico sono persi, Aspirina pure, Olin, vabbè ragazzi, puntiamo a proposta. Ma questo Olin volano, a parte è stata solamente una parentesi la sconfitta con gli Stocks dall'altra volta. Sì, senza dubbio. Cosa è messo nel cartellone? Allora, devo vedere tutto, lo leggiamo perché la scritto Aspirina ve la mettiamo Olin. Aspirina ve la mettiamo Olin. Vabbè, comunque bella partita in vantaggio loro, bravissimi voi a rimontare. Con la forza del cavallo, gli occhi della tigre oggi avevamo tutti, possiamo dire. Bella, bella partita, tanti tifosi ho visto pure. Partita molto sentita. C'era l'elite del camicciolo. La crema del camicciolo. Gli Aspirina però non l'hanno presa bene. Devo dire che era da un mese e parlavamo di sta partita. Andiamo sul campo. E tra l'altro voglio dire, c'era pure Simonetti. Ha chiamato per l'occasione. Oggi non c'era per nessuno, possiamo dire. Anche si presentava, ne so, Cocilovo, Abbagnato. Va bene, prossimo turno ragazzi, torniamo al campionato, avete i Bula Boys, giocate martedì 19. Che hanno fatto oggi? Hanno vinto con gli Amnesi. Usciamo alle 3 da scuola. Ai. Vabbè. Cinema martedì, qual è il prossimo cinema? La mattina abbiamo cinema. A posto. Vabbè, ma come vinto? Avete vinto. Va bene, ragazzi. Forse non c'è il ring. No, ci sono. Ci sono. No. Scatteremo 10 allora. No. I Gunners scarro più lui. Però i Gunners sono in ripresa, stanno riprendendo, giocano bene, giocano bene. Ora poi c'è Giorgino, hai visto? Andiamo! Hai visto? Adesso avete il fotografo, vi fate tutte le foto che volete. Ci vediamo martedì ragazzi. Ciao. Ai, Aspirina, avete perso il derby con Iolin, strano, perché voi dicevate che dovete vincere facile. Che succede ragazzi? Che volti, volti scuri, c'è anche Simonetti qui tra di noi. Io stai salutando. Cioè andiamo, c'è. Scusa un attimo, vuoi staccare che i decimi in classifica non li vogliamo. Ma i decimi battono i primi. Ma i primi rimangono primi. Abbiamo bisogno di punti, gliel'abbiamo dati. Martedì ci sono gli Stocks, se vinciamo là. Dunque ragazzi, allora perché queste Aspirina oggi sono cadute? Tra l'altro siete passati. Simonetti, prima presenza, primo gol. Prima sconfitta. Questa è buona, complimenti, questa è perfetta. Che vuol dire prima sconfitta? Non è che vinco io o perdo io. Allora, dicevamo, ragazzi, giustificate questa partita sconfitta. Partita terribile, si è in attacco. Vi ho giocato male, loro hanno giocato che volevano vincere, noi un po' meno. E quindi hanno corso di più. Simonetti allora non va bene. No, completamente. Non giochiamo mai con Simonetti. Solo il portiere. Però ha fatto gol. Sì, la mancanza di spada. E beh, sto dicendo spada. Spada, sei un pezzo di merda. Tu e la tua compagna. No, mi fa arrabbiare perché non hai voluto giocare. Boh, è stato. Che aveva paura. No, anche voi non dovete vabbè, giocare. Comunque ma inquadra noi perché non devi inquadrare beh comunque non avete parole per questa sconfitta a quanto vedo. Vega ancora non ha spiaccicato una parola. Vega non parla, Russo che se ne va, Mancino pure, questo è colpo di Giovanni Randazzo. Da quando Giovanni ha detto mio difensore del panorama di sto cazzo, Vega non gioca più. Allora oggi ho sbagliato una palla e io ho segnato. È stata purtroppo stata la palla che ha fatto perdere la mia squadra. Che cazzo, non segna una a me, povero Vega. Sono Vega. No, ma così lo uccidi, Becca, dai. Giuro, oggi è stata di Giovanni una brutta partita, ho preso un calcio a inizio partita e poi... Già Martini non vuole giocare più, Becca, visto? Ce l'avete distrutto, Di Giovanni e Petalia. Moralmente, distrutto moralmente. Diciamo...
Stavo però dicendo, mi stanno proponendo l'unico... il contratto con gli Olin. Sì, sì, ma ecco, è il nostro. Quel portiere, chi è? Però non lo farei. Chi è questo portiere? Maracino. Perché c'è scritto dietro Alibaba. Lo io so, non c'entro niente, io me ne vado. Non lo so, Alibaba, non lo so. Ciao, ora io me lo cambio. Ragazzi, che succede? Hanno il vario. Allora, buon. Stiamo sentendo gli aspirini. Ah, vero, non la stessa vostra maglietta. Manuel, ti stavo dicendo. Devi capire, questa è una partita che ci interessa un pochino. Ti stavo dicendo. Gli Atomic hanno vinto la partita. 3-1 hanno vinto. Con i The Bulldog. Che vuol dire che siamo tre schierati? Porca miseria. Hanno vinto il gol degli Stop. Bravi! Volevo dire, siamo quattro squadre a due punti. Esulta da solo. Li abbiamo tutti di comunque, l'unico giocatore che ha fatto bene è stato Randazzo. Oggi Manfredi. Attacco non abbiamo giocato, in difesa abbiamo fatto errori. Manfredi ha fatto un partito. La Fiore è un pezzo di merda, glielo dico, perché è un pezzo di merda. Inquadralo, inquadralo. Ogni settimana dice che perdiamo e oggi sei riuscito. Complimenti, bravo! Radieremo Ivan per questo. Cioè io vorrei capire, la Fiora hanno subito gol da chiunque, da noi ha fatto il partitone, ha preso la qualunque. Ma anche l'anno scorso anche nell'apertura, allora, anche nell'apertura ha fatto un partitone impressionante. Ollo contro tu. E abbiamo vinto con gli Aspirina. Bravi Olin! 7-0 contro i Fight Club, non ha subito voi tre gol, ve siete ammucati. Quindi stavo prima. Russo scandaloso. E Randazzo? Randazzo però gli ho visto fare dei bei interventi. Nel primo tempo gli ha salvato la partita. Su D'Adelfio là, sulla linea di porta. Ho già perso per il Roto. Noi vogliamo il Roto dentro. Il Roto. Abbiamo perso per il Roto. Manuel. Ci vediamo a martedì. Da vedere, da vedere. Da vedere, dai. Vabbè dai ragazzi, martedì si torna a giocare. Aspirina Stocks alle 4. Sconto diretto. Martedì torneremo i veri aspirini. Speriamo. Torneremo. Come sono gli aspirini? Gli aspirini di martedì come sono? Carichi, carichi. Con sangue agli occhi. Come noi. La guerra. Cioè, noi non faremo, faremo la guerra per noi e per gli Olin. Bravi. Bravi. E alla fine è finita. Noi siamo l'unica. Siamo gemellati. Siamo alla fine. Dopo allora la stretta gemellati di mano in diretta. No, no, siamo gemellati. No, ci vediamo qua, tutti qua. Ma voi che ne pensate dei Gunners? Le Gunners sono ridicoli. Nelle mani. Mamma mia, poi c'è quel De Luca. Si chiama De Luca quello. De Luca sta fermo in un metro di campo. Per battere la polizia. La sai che si va a stare. De Luca, Pantuso, Restivo, Romeo. Ma che squadra è? Giorgio Pantuso. Non esiste, è un fantasma. Mi dico, c'è Giorgio Pantuso. Ha fatto due partite. Ma non è un fantasma. Ha avuto un incidente. Vero. Sì, sì. Pentiti. Ti devi pentire. Quasi, quasi. Annulla il mio gol e pareggia. 1-1. Va bene. Aspirina, volete concludere col botto? Magari una barzellettina per... Oggi è troppo triste. Magari Iolino. Ah, c'è la Fiora, che loro lo... La mascotte, Antonomasia, la mascotte. Antonomasia. Ci avevano fatto la mascotte Antonomasia. Che la metteremo al suo posto al Russo. Che ha giocato malissimo. Che si è fatto? Se l'hai tirato. D'accordo ragazzi, vi saluto. Ciao, alla prossima. Ciao 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 ciao.